Benvenuti a TeleCRU, notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. L'Aula di Palazzo Cesaroni ha approvato un documento sulla vertenza acciai speciali Terni e sul futuro delle acciaierie. Il servizio di Marco Paganini. La Giunta regionale adotti ogni iniziativa utile insieme alle forze istituzionali e sociali di Terni per contrastare il business plan avanzato da ThyssenKrupp e per promuovere una forte iniziativa di mobilitazione di tutta la comunità umbra per rimuovere la proposta di Thyssen, indurla a presentare un vero piano industriale che sostanzi le condizioni di sostenibilità delle produzioni del polo siderurgico di Terni. E questa è una delle richieste contenute nella mozione sottoscritta da tutti i gruppi consiliari ed approvata all'unanimità dall'Assemblea Legislativa dell'Umbria. La mozione auspica un ruolo attivo dell'esecutivo nazionale, che dovrebbe svolgere un ruolo deciso e decisivo nel confronto in atto con ThyssenKrupp, garantendo un negoziato che assicuri un'unica sede di trattative e il pieno e contestuale coinvolgimento di tutti i soggetti sociali e istituzionali interessati. Inoltre un intervento presso la comunità europea per richiamare Thyssen al rispetto degli impegni su investimenti, competitività e concorrenza che la Commissione europea gli ha formalmente richiesto al momento del perfezionamento dell'operazione di riacquisizione di AST. La mozione approvata è integrato, dopo alcuni interventi e una pausa che ha portato alla condivisione di tutti i firmatari, la proposta inizialmente avanzata da Damiano Stufara di Rifondazione Comunista, poi parzialmente modificata, che prevede l'attivazione di tutti i percorsi e l'utilizzo di tutti gli strumenti di politica industriale a disposizione, ivi compreso, laddove se ne riscontrasse l'utilità, l'utilizzo del Fondo Strategico Italiano per garantire la competitività del sito integrato di Terni e il mantenimento dei livelli occupazionali. Per la cassa integrazione in deroga, la mobilità, sbloccare i fondi 2014 e stanziarne di nuovi, un no deciso allo stravolgimento dei criteri da parte del governo. L'Assemblea Legislativa dell'Umbria approva una mozione proposta dai consiglieri Mariotti, Smacchi, Galanello e Cintioli del Partito Democratico. Il servizio Tiziano Bertini. L'Assemblea Legislativa dell'Umbria ha approvato all'unanimità una mozione sulla questione relativa alla cassa integrazione in deroga e mobilità proposta dai consiglieri regionali Mariotti, Smacchi, Galanello e Cintioli del Partito Democratico. In particolare si chiede di sbloccare le risorse per consentire il pagamento della cassa integrazione riferito alle richieste già avanzate per l'anno in corso, stanziare poi le somme necessarie per tutto il 2014, contrastare ogni tentativo di stravolgere i criteri per l'utilizzo della CIG in deroga e in mobilità, riducendone i livelli di tutela per i circa 11.500 lavoratori umbri coinvolti. Nella mozione si chiede infine di realizzare un fronte unitario tra le regioni che impedisca la riduzione dei beneficiari dei trattamenti. Quest'ultimo punto è stato aggiunto con un emendamento del consigliere Stufara, capogruppo di Rifondazione Comunista. L'assessore allo sviluppo economico Riommi, nel suo intervento, ha detto che l'Umbria è stata virtuosa essendo arrivata in pari con i pagamenti al 31 dicembre 2013 e per questo rischia di trovarsi penalizzata in quanto non ha potuto beneficiare per il 2014 delle risorse assegnate alle altre regioni che non erano riuscite invece a liquidare tutte le 12 mensilità. Sì, unanime del Consiglio regionale, la mozione presentata dai consiglieri Zaffini e Cintioli sulla IMS, l'industria metallurgica di Spoleto. Il servizio di Marco Paganini sulla relazione dell'assessore allo sviluppo economico. Il documento firmato dai consiglieri Franco Zaffini, Fratelli d'Italia, e Giancarlo Cintioli, Partito Democratico, chiedeva all'esecutivo di spiegare quali azioni di supporto e indirizzo la Giunta avesse attivato per salvaguardare l'importante realtà economica ed occupazionale rappresentata dalle industrie metallurgiche di Spoleto. Ed è stato l'assessore Vincenzo Riommi a riferire all'Assemblea di Palazzo Cesaroni sulla situazione del gruppo industriale di cui il compendio fa parte. In merito al richiesto intervento delle istituzioni per tutelare i dipendenti e indirizzare il processo di ristrutturazione aziendale delle industrie metallurgiche di Spoleto, garantendo supporto e serietà, Riommi ha spiegato che l'IMS è l'unica grande fonderia di ghisa rimasta in Italia, per la quale ci sono stati alcuni interessamenti che però non hanno portato esiti risolutivi.
Il gruppo industriale di cui IMS fa parte è sceso a 300 dipendenti, dato che un centinaio di contratti a termine non sono stati rinnovati. L'assessore ha poi spiegato che c'è stato un lavoro a livello regionale, un tavolo di crisi nazionale, inizialmente limitato alla sola IMS Isotta e ora esteso a tutto il gruppo. C'è stato il tentativo di far evolvere la strutturazione finanziaria del gruppo mettendogli a disposizione tutte le leve che potevano sostenerlo, ma a ciò si è contrapposta una forte determinazione a non utilizzare nessuno degli strumenti proposti. Oltre un anno e mezzo fa, ha concluso, è stata presentata la richiesta di concordato in continuità per le due società con sede legale a Spoleto e siamo in attesa di ricevere una richiesta di mercato, ma nel frattempo le aziende hanno bisogno di essere gestite. L'Assemblea legislativa dell'Umbria ha approvato una mozione riguardante l'impegno della regione per l'immediata cessazione dell'attacco militare israeliano nella striscia di Gaza e per l'apertura di un corridoio umanitario. Nell'atto, i cui primi firmatari sono Damiano Stufara e Lamberto Bottini, ai quali si sono aggiunti i consiglieri Massimo Buconi, Oliviero Dottorini, Sandra Monacelli, Gianluca Cirignoni, Andrea Legnani Marchesani, Maria Rossi e Massimo Monni, si chiede che il Consiglio regionale dell'Umbria ribadisca la necessità di una pace giusta secondo la formula due popoli, due stati, in coerenza con il riconoscimento dello Stato di Palestina deliberato dall'Assemblea delle Nazioni Unite, rimasto finora una mera dichiarazione di intenti, che esprima la propria condanna nei confronti della guerra e delle stragi di civili nella striscia di Gaza conseguenti a una guerra impari e chieda contestualmente al governo italiano di assumere tale posizione nell'ambito della comunità politica internazionale. Infine si impegna la giunta regionale ad intervenire presso il governo affinché si adoperi nelle sedi deputate per richiedere un immediato cessate il fuoco, per impedire altri massacri di civili e per l'apertura di un corridoio umanitario per portare viveri e medicinali alla popolazione della striscia di Gaza. Il presidente dell'Assemblea legislativa Eros Brega ha concesso una breve sospensione dei lavori per ascoltare una delegazione di rappresentanti di associazioni cittadine venuti a Palazzo Cesaroni a chiedere una presa di posizione della massima istituzione umbra sul conflitto tra israeliani e palestinesi. Unico consigliere a dichiarare la non partecipazione al voto è stato Orfeo Goracci, del gruppo consigliare comunista umbro, che non condivide la posizione equidistante assunta dall'Assemblea e individua le responsabilità dello Stato di Israele. Per la presidente dell'esecutivo regionale, Katiuscia Marini, la precedenza va al cessate il fuoco da ambo le parti, non prendendo posizione in favore di una sola. L'Umbria, ha detto, è una terra che non può alimentare in nessun modo un conflitto degli uni contro gli altri. Sostenibilità ambientale, efficientamento e integrazione del sistema, migliore rapporto costi-ricavi. L'assessore ai trasporti Rometti in seconda commissione ha illustrato le linee guida del nuovo piano regionale dei trasporti. Ce ne parla Alberto Scattolini. Una mobilità meno impattante dal punto di vista ambientale, puntando all'efficientamento e all'integrazione del sistema con l'obiettivo di raggiungere un migliore rapporto costi-ricavi. Oggi il 45% dei pullman viaggia con meno di 10 passeggeri e una fetta importante di treni con meno di 30 persone. E questo non ce lo possiamo più permettere. L'ha detto l'assessore regionale ai trasporti, Silvano Rometti, in seconda commissione, dove ha illustrato le linee principali su cui è stato basato il nuovo piano regionale dei trasporti, che verrà invece presentato analiticamente a Palazzo Cesaroni nei primi giorni del prossimo mese di settembre. Si tratta di una revisione complessiva del trasporto in Umbria al cospetto di un contesto completamente nuovo. Il tema viene di fatto affrontato incrociando le nuove domande di mobilità rispetto agli oggettivi cambiamenti degli ultimi anni che hanno visto la dislocazione di diverse funzioni. Si punta ad eliminare le sovrapposizioni, a mettere in campo un'offerta di servizi più flessibile, anche attraverso l'utilizzo di mezzi più piccoli, rafforzando le frequenze delle corse dove c'è una domanda maggiore e servizi flessibili invece dove c'è bassissima utenza, pur tenendo conto, ha ribadito tra l'altro Rometti, che il trasporto è un servizio sociale che va garantito a tutti i cittadini di ogni territorio. Nel piano è prevista anche la programmazione infrastrutturale, l'alta velocità e la mobilità aerea.
E l'Assemblea legislativa dell'Umbria ha approvato all'unanimità il disegno di legge proposto dalla Giunta regionale sulle norme che regolano il trasporto pubblico non di linea, ovvero taxi, noleggio con conducente e buxi, pullman fino a 9 posti. Il relatore unico Gianfranco Chiacchieroni ha sottolineato come l'atto presentato dall'esecutivo di Palazzo Donini prevede 2 cambiamenti alla legge regionale. L'età entro la quale gli autisti possono continuare a svolgere il proprio lavoro viene portata da 60 a 68 anni e la revoca dell'autorizzazione non avverrà più in presenza di un avviso di garanzia, ma solo dopo una condanna, sempre che non si parli di reati gravi. Il presidente dell'Assemblea legislativa dell'Umbria, Eros Brega, ha incontrato il neosindaco di Perugia, Andrea Romizzi. Il presidente dell'Assemblea legislativa dell'Umbria, Eros Brega, ha incontrato a Palazzo Cesaroni il sindaco di Perugia, Andrea Romizzi. La visita si è svolta in un clima di grande cordialità ed il presidente Brega ha colto l'occasione per fare gli auguri di buon lavoro al neosindaco. Nel corso della riunione è stata espressa la reciproca volontà di collaborazione tra l'Assemblea legislativa dell'Umbria e il Comune di Perugia. Al termine del colloquio, il presidente Brega ha fatto da anfitrione al sindaco Romizzi nella visita a Palazzo Cesaroni, accompagnandolo nella Sala Brugnoli, allo Scalone d'Onore e sul Torrino, l'altana posta sul tetto del palazzo che sta per essere riaperta dopo un accurato restauro. Parere favorevole unanime della terza commissione consiliare di Palazzo Cesaroni sulla modifica al regolamento 23 riguardante la caccia di selezione a cervidi e bovidi, che consentirà anche l'uso di arco e frecce. La modifica del regolamento era stata richiesta dalla consulta delle associazioni venatorie. Non una priorità per la Giunta, ha spiegato l'assessore Fernanda Cecchini, ma nulla in contrario nel consentire la caccia con l'arco già prevista dalla legge 157 per le altre specie. Il presidente della commissione, Massimo Buconi, ha spiegato le differenze fra la caccia con arma da fuoco e con l'arco. Con l'arco non si tira da lontano, è necessario sviluppare una tecnica che prevede grandi abilità e professionalità nella fase di avvicinamento alla preda fino ai 10-15 metri, poiché è improbabile che un arciere abbia un secondo colpo se il primo dovesse andare a vuoto. Lo stesso animale può meglio utilizzare le sue difese quali udito, vista e olfatto. Anche per questo sostengo che questo tipo di caccia è più etico, oltre che ecosostenibile e consentito dalla normativa europea. Vorrei ricordare, ha detto Buconi, che in questo atto non vi è concessione a favore di nessuno, in quanto già oggi la legge che regola l'attività venatoria prevede tra i mezzi di caccia fucile ad anima liscia o rigata, arco e falco, quindi l'arco può essere utilizzato per il prelievo di tutte le specie cacciabili. Anzi, ha aggiunto il presidente della terza commissione, il regolamento proposto disciplina opportunamente in forma rigida l'utilizzo di tale strumento, definendone le caratteristiche tecniche e le certificazioni dell'abilità del cacciatore. Anche l'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, nelle linee di indirizzo per la gestione degli ungulati riserva un apposito capitolo alla caccia con l'arco. Con la sola astensione del consigliere Goracci, gruppo consigliare comunista umbro, l'aula di Palazzo Cesaroni ha approvato il piano zootecnico regionale predisposto dall'esecutivo di Palazzo Donini. La concentrazione dell'offerta, la creazione di reti d'impresa, il sostegno per investimenti legati alla gestione dei reflui, la diversificazione aziendale, la progettazione integrata di filiera oltre alla sostenibilità ambientale degli allevamenti sono gli obiettivi contenuti nel documento di programmazione e illustrati all'Assemblea legislativa prima del voto dal Presidente della Commissione Seconda, Gianfranco Chiacchieroni. L'assessore regionale ai trasporti Silvano Rometti ha risposto in seconda commissione a un'interrogazione di Gianfranco Chiacchieroni sul ripristino del collegamento aereo Perugia-Milano, riportando quanto contenuto in una informativa della società che gestisce lo scalo umbro. Rometti ha annunciato un avviso per la manifestazione di interesse circa la riattivazione della rotta su Milano. Se la procedura andrà a buon fine, ha detto l'assessore Rometti, il collegamento potrebbe essere riattivato dal marzo 2015.
Ed anche per questa puntata è tutto. Vi ricordo che TeleCR1, notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria, va in onda sulle emittenti televisive di tutta la regione, è disponibile anche in rete sul sito dell'Assemblea Legislativa regionale consiglio.regione.umbria.it e sempre in rete anche su YouTube. Ci sarà una breve pausa limitata al mese di agosto, la prossima puntata sarà il primo di settembre. Grazie per averci seguito e arrivederci.